you mm -hmm. La donna scanna Agamennone. Ora tocca a me, subito. Mi accorgo che non riesco a credere a quello che so. Così fu sempre, così sarà sempre. Non ho mai pensato che sarebbe stato così difficile, nemmeno quando una volta mi invase l'orrore di scomparire senza lasciare traccia. Noi, Mirina, Enea, io glielo dissi. Tacque. Mi consolò che non trovasse consolazione. Quando ci vedemmo per l'ultima volta, volle regalarmi il suo anello, quell'anello a serpente. Lo rifiutai con gli occhi. Lo gettò in mare dallo scoglio. L'arco che descrisse scintillando nel, nel sole mi ha marchiato a fuoco il cuore. Nessuno saprà mai da noi cose tanto importanti. Le tavolette degli scribi che indurirono tra le fiamme di Troia, travandono la contabilità del palazzo, grano, anfore, armi, prigionieri. Per il dolore, la felicità, l'amore non ci sono segni e questo mi sembra di rara infelicità. Marpessa canta una canzone ai gemelli, la imparò come me dalla madre, Partena, la nutrice. Quando il bambino dorme, dice, la sua anima, il bell'uccello, vola verso l'olivo d'argento e poi, ad agio, incontra il sole che tramonta. Anima, bell'uccello, talvolta lievi come il tocco di una piuma, talvolta forti e dolorosi, avvertivo i suoi movimenti nel petto. La guerra si introdusse nel petto degli uomini e uccise l'uccello. Solo quando cercò di introdursi anche nella mia anima ho detto no, idea singolare. I movimenti dell'anima dentro di me somigliavano ai movimenti dei figli dentro il mio ventre. Un moto leggero, un guizzo come in un sogno. Quando percepì per la prima volta questo debole movimento di sogno, esso mi scosse fino alle radici, disserrò la barriera che avevo in me e che tratteneva l'amore per i figli di un padre imposto esplose in un fiume di lacrime ho guardato i miei figli per l'ultima volta quando il tarchiato Agamennone camminando pesantemente sul tappeto rosso sparì dietro la porta del palazzo ora non più sguardi per loro Marpessa me li ha coperti si, si potrebbe dire che anche a causa loro, per amore loro, io persi il padre. Priamo il re aveva davanti tre strade contro una figlia che non gli obbediva. Poteva dichiararla pazza, poteva gettarla in prigione, poteva costringerla a un matrimonio non voluto. Di questa strada però non si era mai sentito dire. A Troia una figlia d'uomo libero. Non era mai stata costretta al matrimonio. Fu l'atto estremo. Quando il padre mandò a chiamare Euripilo e il suo esercito di Misi, benché fosse noto che quello in compenso mi voleva per moglie, allora tutti seppero. Troia era perduta. Adesso in me. In Ecuba la regina, nell'infelice Polissena, in tutte le sorelle, anzi in tutte le donne di Troia, si apriva il dissidio, dover odiare Troia quando ci si augurava la sua vittoria. Tanti fratelli, tanto dolore, tante sorelle, tanto orrore, ah, la ferti terribile fertilità di Ecuba. Se penso a Troilo, a Ettore, a Paride, il cuore mi sanguina. Penso a Polissena e ho voglia di perdere ogni controllo. Se di me non sopravvivesse altro che l'odio, se l'odio germogliasse nella mia fossa un albero d'odio, esso sussurrerebbe. Achille la bestia, se lo abbattessero crescerebbero. crescerebbe di nuovo, se lo soffocassero ogni filo d'erba farebbe suo quel messaggio. Achille la bestia, Achille la bestia, e ogni cantore che osasse cantare la gloria di Achille morirebbe immediatamente fra i tormenti. Un abisso di disprezzo. E di oblio tra le generazioni future e la bestia. Questo Apollo, concedimi se esisti, non sarei vissuta in vano, eppure vidi come quelli che si trovavano nel campo di battaglia poco a poco, credettero alle menzogne di quelli che non conoscevano lo scontro perché se li lusingavano. L'unica cosa, l'una cosa si accorda con l'altra. Fui tentata spesso di disprezzare la natura umana. Le donne sulle montagne mi hanno tolto il vizio dell'orgoglio, non con le parole, con la loro diversità, col fatto che guadagnavano alla loro natura quei tratti che osavo appena sognare. Se ho ancora tempo dovrei parlare del mio corpo. Dopo la morte di Troilo, Briseide, figlia di Calcante, perse quasi la ragione. Per quante urla di donne io abbia udito in questi anni, le urla di Briseide, quando seppellimmo Troiro, ci fecero gelare il sangue. Per molto tempo non permise a nessuno di parlarle e lei stessa non pronunciò parola. La prima fu un sommesso sì. Quando le recai il messaggio del padre calcante. Voleva, qualora il re lo consentisse, andare dall'altra parte, dal padre rinnegato. Il re, ebbi l'impressione, fu ben lieto di consentirglielo senza indugio. Naturale che una figlia in lutto dovesse stare col padre che l'amava. Il re, prima, pensai, non si privava malvolentieri di una come lei in lutto che quel suo lutto abbassasse il morale, l'aveva già sentito bisbigliare nel palazzo, ma adesso fu Eumelo a indignarsi. Come chiese malignamente, il re riteneva i vincoli di sangue più importanti di quelli dello Stato? Certo, disse Primo, lui era quello di sempre e io lo amavo. Come poteva essere altrimenti? E il fatto che mi maledisse nel consiglio non dimostrava quanto fosse attaccato a me? No, bisognò colpirmi ben più duramente perché facessi di mio padre, il buon re Priamo, un nemico. Andai con Briseide dai greci come amica e questo sembrò comprensibile a tutti, a tutti tranne che a Oemelo insieme con noi, due dei miei fratelli e cinque guerrieri, tutti disarmati. Nessuno di noi troiani dubitava che a una troiana che va da suo padre spettasse una degna scorta, ma allo sconcerto quasi preoccupato di quei greci. Calcante, dopo aver salutato affettuosamente e con delicatezza la figlia, mi spiegò la sorprendente accoglienza». Neanche uno di loro sarebbe mai andato senza armi nel campo nemico, ma in un caso simile avrebbero la nostra parola, esclamai io, calcante il veggente sorrise. La parola, adeguati Cassandra, e prima lo fai meglio è. Se io non li avessi spaventati, avrebbero fatto fuori i tuoi fratelli disarmati. Spaventati? Con che cosa? Con la potenza della magia che noi attribuiamo a un guerriero disarmato, in particolare quando accompagna una donna. Noi calcante? Noi troiani, Cassandra. Per la prima volta nella vita vidi un uomo arso dalla nostalgia. Stavamo vicino al mare. Le onde ci lambivano i piedi. Vidi grandi quantità di armi, lance, giavellotti, spade, scudi, dietro il baluardo di legno che i Greci avevano innalzato frettolosamente contro di noi lungo la costa. Calcante comprese il mio sguardo. Lo ricambiò. Siete perduti. Volli metterlo alla prova. Potremmo restituire Elena a Menelao, dissi. Di nuovo sorrise col suo sorriso doloroso. Lo potreste davvero? Uno shock. Sapeva. Lo sapevano forse tutti coloro che, pavoneggiandosi, si avvicinarono per fissare a bocca aperta a me. Briseide, il sobrio Menelao. Odisseo. Osservatore penetrante. Agamennone, che mi ripugnò subito. Diomede di Argo. Un tizio alto come una pertica, se ne stavano lì a fissarci con insistenza? A Troia non si guardano le donne a questo modo, dissi nella nostra lingua, che lì capiva solo Calcante. È così? replicò lui, immobile. Fateci l'abitudine. È qui che terrai Briseide da questi? Deve vivere! disse Calcante, sopravvivere! Non altro vivere a tutti i costi. Adesso sapevo perché Calcante stava con i greci. No, Calcante dissi a tutti i costi. Questo no. Oggi la penso diversamente. Ero così serena. Adesso tutto si è rimescolato dentro di me. Chiederò a questa donna tremenda che mi risparmi la vita. Mi prostrerò dinanzi a lei, Clitennestra. Gettami per l'eternità nella più buia delle tue segrete, concedemi appena di che vivere, ma ti scongiuro: mandami uno scriva, o, ancor meglio, una giovane schiava di buona memoria, di voce robusta. Disponi che quello che ascolterà da me possa ripeterlo a sua figlia la quale a sua volta lo ripeta sua figlia e via di seguito, sicché accanto al fiume delle canzoni, delle gesta degli eroi, questo minuscolo rigagnolo a fatica possa raggiungere la gente lontana, forse più felice, che un giorno vivrà. E come potrei credere a una cosa simile, anche solo per un giorno? Ammazzami, Clitennestra, uccidimi, fai presto. Nella cittadella si beve il chiasso feroce, che preferirei non udire adesso aumenta. Così quelli che mi verranno a prendere saranno, tra l'altro, anche ubriachi. Quando abbandonammo Briseide al suo destino, non abbiamo visto l'eroe Achille. Fu lui il suo destino, e ci vide nascosto da qualche parte. Come mi bruciò il cuore quando la abbracciai. Col viso impassibile se ne stava appoggiata a Diomede, che vedeva per la prima volta in vita sua. Un omaccione. Mi vidi davanti il mio tenero fanciullesco fratello Troilo. Briseide, dissi piano. Cosa vuoi? Mi ama, mi rispose. Dice che mi ama. Lo vidi. Allungò una mano su di lei come si fa con una schiava. I greci intorno a noi risero delle loro tonanti risate maschili. Mi colse una paura atroce dell'amore dei greci. Ma dove era Achille? Quando fece il suo nome, che mi scavava dentro, vidi finalmente calcante mutare faccia. Allora la maschera si disfece, mi stette davanti il troiano. Che mi era familiare, l'amico dei miei primi anni di infanzia, l'accorto, misurato consigliere di mio padre, mi trasse in disparte. Non badò al sospetto che suscitava nei greci, confidandomi manifestamente un intimo segreto che lo opprimeva. Sì, Achille era anche il suo problema. Sosteneva, con l'appoggio dei greci, disse di essere figlio di una dea. Il suo nome? Teti. Bene, noi sacerdoti volevamo lasciare aperta la questione, ma Achille, perché la leggenda si diffondesse, ha regalato molti arnesi da guerra e vino e ha minacciato chiunque osasse metterla in dubbio con il più nero dei castighi. E quell'uomo, ci si poteva credere, sapeva castigare come nessun altro sicché ciò che ora mi stava per raccontare avrebbe potuto facilmente procurargli la morte vale a dire quando la guerra era imminente Odisseo e Menelao raccoglievano alleati tra I greci lui calcante era presente alle trattative e da quel momento seppe che cosa significa essere un greco giunsero anche da Achille, il quale, così disse, sua madre, dea o oh no che fosse, era assente molto lontano in viaggio. Odisseo, che conosce gli uomini e fino a un certo punto anche se stesso, cosa che è rara, Odisseo si era subito insospettito, aveva lasciato lui e Menelao, che nel frattempo tutti i greci disprezzavano perché aveva perduto Elena. Presso la donna, aveva seguito il suo fiuto e aveva trovato in una stanzetta appartata Achille a letto con un altro ragazzo. E poiché l'esperto, previdente Odisseo, aveva già cercato, dal canto suo, di sottrarsi al reclutamento, fingendosi pazzo, come non lo sapevamo? Ma che cosa sapevamo allora dei nostri nemici? E poiché non poteva tollerare che un altro se la cavasse. Quando lui doveva sudare sangue, allora aveva tirato Achille nella guerra, letteralmente per i capelli. Era probabile che già se ne pentisse. Achille infatti insidiava tutti, ragazzi di cui aveva veramente voglia e fanciulle, a dimostrazione che era come gli altri. In battaglia una furia, perché tutti vedessero che non era un codardo. Poi, finito il macello, non sapeva più che fare e a costui, lui, il veggente caccante, ha poi dovuto cedere sua figlia. Forse si è voluto convincere che solo il più brutale avrebbe potuto proteggere una donna in mezzo ai bruti. Rividi Briseide quando fummo spinti attraverso il campo dei greci dopo la caduta di Troia. Credevo di avere già visto tutto l'orrore che può vedere un essere umano. So quello che dico. Il viso di Briseide superò ogni cosa. Oh, se a lui, Achille e la bestia, fossero state date mille morti, oh, se fossi stata presente a ciascuna di esse, oh, se la terra potesse vomitare le sue ceneri. Sono molto stanca. Quando, in quel giorno lontano, ritornammo dal campo dei Greci senza Briseide. Ebbi la sensazione di essere stata via per lungo tempo e in territori molto molto distanti. Ero là, dietro le alte mura della mia Troia, la città amata, l'obiettivo dell'attacco, la preda. Un dio mi aveva cambiato gli occhi. Vide a un tratto tutti i punti deboli che potevano giovare i greci. Mi giurai che mai e poi mai uno come Achille avrebbe percorso le nostre strade. Non sono mai stata così troiana in nessun giorno della mia vita, almeno fino a questo giorno estremo. Mi accorsi che capitava la stessa cosa anche agli altri. Così tornammo a casa per la porta scea. Lì ci affrontò la guardia. Fummo condotti nella portineria in un locale piccolo, buio e maleodorante. Uomini di Eumelo dettarono a uno scriba impacciato che cercava di darsi importanza ai nostri nomi e noi, persino io e i miei fratelli, che tutti conoscevano, dovevamo dirglieli. Mi rimproverarono severamente il mio scoppio di risa «Dove eravamo stati? Ah, dal nemico! E a che scopo?» «Allora credete di sognare! Gli uomini, anche i miei fratelli, figli del re, furono perquisiti sacca dopo sacca, cintura dopo cintura!» «Puntai al petto del primo, che mi toccò il nudo coltello, che a ogni buon conto portavo con me, per non trovarmi in balia del nemico!» «Là!» disse amaramente. «Là! Non ne ho avuto bisogno!» E che volevo dire con questo? Paragonavo dunque il nemico a un troiano devoto al re? Conoscevo bene l'uomo che osava parlarmi a quel modo. Guasto nella gar... carne! Gonfio! Avviato a diventare grasso. Aveva già tentato una volta di toccarmi. Ci pensai su e dissi fredda. Chi mi sfiora assaggia il coltello l'uomo si ritrasse mezzo strisciante come un cane oh sì lo conoscevo il primo scriba di mio padre quello un uomo di omelo come era ridotta la mia città come erano ridotti i miei troiani al punto da non vedere che ci spingevano piccolo drappello per le loro viuzze Vidi com'era semplice, semplicemente non vedere, non trovare i loro occhi, né scrutai con freddezza le nuche. Erano state sempre così vili? Un popolo di nuca vile? Possibile? Rivolsi la domanda e Umelo, che sembra un caso, ci aspettava l'ingresso del palazzo. Lo fece irritare. Investì il suo sostituto, ma questi no, bisogna saper distinguere. Mica dobbiamo considerare sospetti tutti quelli che hanno conosciuto Briseide, la traditrice, e mettiamo, le sono stati addirittura amici. Ma che intende Cassandra quando dice vile? Esagerando, secondo il suo solito, se si riferisce a chi è schiettamente devoto al re, naturalmente che siete liberi. Priamo mi spiegò che quello che è valido in tempo di pace va annullato in tempo di guerra. Abriseide in fin dei conti non nuoceva ciò che si sarebbe detto di lei qui, in un posto dove non sarebbe mai più ritornata, e a noi era utile. In che senso? Nel senso che il suo caso divideva gli animi per l'amor del cielo. Quali animi può dividere un caso che non esiste, che è stato inventato proprio a questo scopo, e quando anche fosse ciò che è diventato ufficiale e anche reale, sì? Reale come Elena! Allora mi buttò fuori per la seconda volta. Ora stavo eccedendo. Ero forse sorda? Credo di sì. In un certo senso credo di sì. L'ho patito fino in fondo e tuttavia continua a essere difficile spiegarmelo. Continuavo a credere che con un po di desiderio di verità, con un po di coraggio, si potesse eliminare ogni malinteso, chiamare vero ciò che è vero e falso ciò che è vero non è. Il minimo, pensavo, ma avrebbe rafforzato la nostra battaglia molto meglio di qualsiasi menzogna o mezza verità, giacché non era possibile pensavo fondare tutta la guerra e tutta la nostra vita già che la nostra vita era ormai la guerra su una menzogna dettata dal caso era comunque escluso pensavo a stento riesco a ricordarmene che la grande pienezza della nostra esistenza potesse essere ridotta all'ostinata affermazione di una tesi bastava solo che ci lamentassimo della tradizione troiana ma qual era? In che consisteva? Finché capì. In Elena, che avevamo inventato, noi difendevamo tutto ciò che non avevamo più, che però quanto più si dileguava, tanto più dovevamo dichiarare consistente, così che da parole, gesti, cerimonie, e sil silenzi. sorgeva un'altra Troia, una città di spettri, in cui dovevamo sentirci a nostro agio e stare bene. Ero l'unica a vedere ciò, come in preda alla febbre ripassavo i nomi, il padre ormai inaccessibile, la madre sempre più chiusa in sé, a risbe partena la nutrice tu marpessa allora qualcosa mi bloccò e cioè la segreta paura di gettare uno sguardo sul vostro mondo senza esservi preparata preferì soffrire ma restare dovero? dove i fratelli si muovevano senza far domande come se il terreno che calpestavano fosse solido dove erofila la vecchia sacerdotessa dalle guance di cuoio faceva offerte con fervore per ottenere che il dio Apollo assistesse il nostro esercito. Impossibile che un dubbio sulla casa reale e sulla fede religiosa portasse la figlia del re e la sacerdotessa della sua serva e della sua nutrice, amò di ombre Marpessa. Vi affasciate al margine del mio campo visivo, diventaste ombre, inconsistenti, come anch'io, quanto più ritenevo consistente ciò che il palazzo di Eume lo imponeva. In questo il nostro migliore nemico, Achille, giovò al palazzo più di chiunque altro.